Buonasera a tutti, io sono Lucio Scennamo, lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e, come diceva Gianni, cerchiamo di professori che però operare la ricerca e io nello specifico di biosensori e sensori chimici da diversi anni. Abbiamo cominciato questa linea di ricerca circa 10 anni fa e da cui sono venuti fuori molti risultati che a breve cercheremo di illustrarvi per farvi capire le potenzialità di questa tecnologia. Ovviamente, essendo un lavoro di per sé, come si diceva anche prima in alcuni interventi, interdisciplinare, transdisciplinare, ovviamente è un lavoro che si poggia soprattutto sulle collaborazioni, perché noi siamo degli ingegneri elettronici, in particolare ci occupiamo di optoelettronica, e un biosensore, un sensore chimico, si fa solo quando ci sono delle collaborazioni collaudate diciamo che durano nel tempo, così come quelle che vi illustreremo e che ci hanno portato poi allo sviluppo di questa applicazione specifica. Cerchiamo di introdurre tecnicamente il concetto di sensore selettivo, cioè di sensore specifico per una determinata sostanza, molecola target. In letteratura si classificano questo tipo di sensori si classificano in due modi: sensori chimici, come dicevamo prima, e biosensori. In sostanza di che cosa si tratta? Si tratta di un elemento che realizza il cosiddetto riconoscimento molecolare, cioè qualcosa che cattura la molecola target, cioè la molecola bersaglio. Poi questo qualcosa è collegato a un trasduttore che produce una variazione di un certo segnale. Questo segnale può essere una corrente, può essere una frequenza, può essere un'intensità luminosa, una tensione, una lunghezza d'onda. Ovviamente i trasduttori che vengono utilizzati, accoppiati a questo tipo di riconoscimento molecolare, sono veramente tanti, dalle microbilance a quarzo, dalla classica fluorescenza, l'elettrochimica, dei microcantilever, cioè dei MEMS, come vedete in questa slide, anche quelli legati ai fenomeni ottici che andremo a vedere da qui a breve. La classificazione tra biosensore e sensore chimico dipende dal fatto se questa molecola viene catturata attraverso un'interfaccia di tipo biologico naturale, in questo caso si parla di biosensori, oppure di tipo sintetico, di tipo chimico, in questo caso si parla di sensori chimici, come ad esempio i polimeri a stampo molecolare o altri tipi di recettori che andremo a vedere da qui a breve. Allora, questa è la piattaforma ottica che abbiamo sviluppato. La presentazione è strutturata come una sorta di cronostore, cioè passo passo arriveremo allo sviluppo del sensore per il COVID attraverso proprio una sorta di passo dopo passo. Nel 2011 abbiamo sviluppato questa piattaforma molto semplice, ma dotata di un'elevata sensibilità e di una caratteristica che è quella che ci ha dato la possibilità di sviluppare tante applicazioni, che è quella di poter monitorare veramente un'ampia vasta di recettori, sia di tipo naturale sia di tipo biologico, come dicevamo prima, ed è in particolare costituita da una fibra ottica plastica, come vedete indicato in questa figura, che ha una sorta di sezione AD, come si vede in questa immagine, sulla quale viene depositato un multilayer e alla fine c'è questo strato di oro in cui avviene quella che si chiama la risonanza plasmonica di superficie, cioè un fenomeno fisico che si innesca sotto determinate condizioni. Ebbene, questo fenomeno cambia quando a contatto con questo oro si trova una sostanza diversa. Per esempio, in questa animazione, che è quella di un prodotto commerciale, che è quello della Biaco, quando si aggancia la sostanza a questo recettore, cambia la densità ottica del mezzo a contatto con l'oro e cambia la condizione di risonanza. In questo caso cambia l'angolo di risonanza. Come vedete c'è uno spostamento della condizione di risonanza. Che cosa significa? Che quando c'è una determinata concentrazione ci sarà un determinato angolo. Quando cambia questa concentrazione, l'angolo per innescare questo buco che vedete, questo assorbimento di energia, verrà soddisfatto a un angolo diverso.
Perché stiamo cercando di dire questo? Perché questa fibra, in effetti, mima quello che accade in questo, con questi angoli, perché essendo una fibra molto grande, si dice multimodale, riesce a trovare sempre degli angoli giusti affinché si trovi la condizione di risonanza al variare del recettore che viene utilizzato sopra questa piattaforma. Quindi, se vogliamo, in senso lato, abbiamo una sorta di piattaforma universale su cui si possono di volta in volta applicare dei recettori specifici per determinate sostanze e cambiando il recettore si cambia l'applicazione. Quindi questa è la piattaforma universale, molto semplice, come vedete, una luce bianca, il sensore e uno spettrofotometro, molto semplice, che si attacca a un PC collegato anche ad internet, e su questa piattaforma, in particolare su questa parte di oro, viene depositato un recettore che serve a dare la specificità, la selettività, l'applicazione desiderata. Allora, in particolare, come dicevamo, una sorta di cronostoria, intorno al 2012-2013 sono arrivate le prime applicazioni di questa piattaforma. In particolare, la prima applicazione basata sui polimeri a stampo molecolare è stata sviluppata all'Università di Pavia con la professoressa Pesavento e con Girolamo D'Agostino, che all'epoca lavorava presso l'Università di Pavia nel Dipartimento di Chimica, dove è stato sviluppato il primo recettore su questo tipo di tecnologia, quindi in questi polimeri a stampo molecolare che erano storicamente utilizzati nel mondo dell'elettrochimica, vengono utilizzati forse per la prima volta in assoluto su delle piattaforme ottiche, in particolare su una fibra ottica plastica, all'interno del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia con l'allora gruppo della professoressa Pesavento. E questa fu la prima applicazione, in particolare facevo un'applicazione per monitorare la concentrazione di esplosivi, il TNT, e questa era intorno al 2013. Parallelamente ci fu anche la prima applicazione di tipo biologico, con un anticorpo per la celiachia, per monitorare la transglutaminasi con il gruppo di Tino D'Auria, di Sabatino D'Auria, all'epoca all'IBP, all'Istituto di Biochimica delle Proteine, al CNR a Napoli, qui a Napoli, e anche questa fu la prima applicazione di grande impatto per quanto riguarda l'utilizzo di un biorecettore, o meglio di un monolayer, di un layer di anticorpi depositati in modo covalente sopra questo film d'oro per un'applicazione di grande interesse che era appunto quella della celiachia. Quindi questi sono le prime due applicazioni intorno al 2013, da cui poi sono arrivate centinaia di pubblicazioni, diversi brevetti, come vedremo da qui a breve. Di recente abbiamo anche sviluppato un software per l'acquisizione automatica dei dati e la trasmissione sul cloud nell'ottica di un sistema intelligente che possa archiviare in automatico le misure chimiche e quindi creare quello che oggi si chiama un big data, cioè un grande database su cui poi poter applicare algoritmi sempre più complicati per poter tirare fuori dati statistici, correlare eventi e perché no predire anche eventi molto complicati come quello delle pandemie attraverso, diciamo, un'analisi di più elementi fatta in parallelo e all'interno di un sistema molto complesso che si basa appunto sulla trasmissione dei dati all'interno di un unico grande database. In particolare, nello specifico, come dicevamo, in questi 10 anni abbiamo realizzato diverse collaborazioni sia nazionali che internazionali. In particolare mi scuso con i colleghi che sono collegati dall'estero perché il talk è in italiano, ma cercheremo di farne un altro in lingua inglese da qui a breve. In particolare, per quanto riguarda le applicazioni, come dicevamo, di grande interesse, siamo partiti dal TNT, poi abbiamo fatto in successione, sempre con l'Università di Pavia, prima la nicotina, per vedere la concentrazione della nicotina nelle sigarette elettroniche, poi abbiamo fatto il furfurale nell'oro dei trasformatori anche con l'RSE Milano insieme alla misura del DDBS, sono due marcatori molto importanti per i trasformatori, in un'applicazione industriale, fino a con l'Università di Pavia la trasferrina, fino ad arrivare, poi di questo ne parlerà
molto bene Girolamo, al polimero imprintato per la proteina, un pezzo della proteina spike per la detection della SARS-CoV-2. Per quanto riguarda invece i recettori naturali, abbiamo sia utilizzato attameri, in particolare con l'FBK di Trento, con Laura Pasquardini, sia nella detection all'inizio di un marcatore tumorale come la proteina VEGF, e poi di recente anche la trombina nel sangue. Abbiamo fatto anche misure in matrici reali e quindi abbiamo anche provato questo tipo di recettore che oggi è di grande interesse per chi si occupa di biosensori. Abbiamo provato anche altri anticorpi, in particolare di recente è uscito un lavoro con Mario Negri per l'infliximab, per andare verso quella che si chiama ormai oggi la medicina personalizzata, cioè il monitoraggio di alcune sostanze, in questo caso di un anticorpo all'interno del sangue, durante la cura, perché se ad esempio l'anticorpo è ancora in circolo, è inutile somministrare ancora anticorpi alle persone, ma bisogna aspettare che questo sia assorbito dall'organismo per poi somministrarlo nei tempi e nei momenti giusti. Quindi c'è tutto un filone di applicazioni che si sta muovendo, non ultimo, come già introdotto anche da Gianni Porto, la possibilità di vedere perfluorurati, PFAS. I PFAS li abbiamo visti, questa è una cosa molto interessante, di grande interesse per chi è addetto ai lavori. Abbiamo visto sia i perfluorurati PFAS con un polimero a stampo molecolare e sia con degli anticorpi, sempre col gruppo di Tinotauria. E la cosa straordinaria è vedere la correlazione, diciamo, tra i parametri caratteristici di questi due sensori, che praticamente sono identici. Quindi questa tecnologia dimostra che si può misurare i PFAS con un anticorpo e quindi con un approccio bio o con uno sintetico di tipo biomimetico, ottenendo gli stessi risultati, sia in termini di limite di detezione, sia di costante di affinità. Quindi è veramente straordinario come si può utilizzare un recettore diverso per lo stesso analita, quindi biomimetico o biosensore naturale, ottenendo le stesse prestazioni. Questo è un parametro molto importante per chi vuole apprezzare la tecnologia che si sta proponendo. Questo è un paradigma giusto per dimostrare come è possibile effettivamente monitorare la stessa sostanza con due recettori profondamente diversi, come può essere un anticorpo e un polimero a stampo molecolare. Infine abbiamo visto di recente anche degli ioni, in particolare sempre col gruppo di Pavia, sono stati visti sia il ferro, sia il rame, che ultimo l'uranio impoverito, all'interno di soluzioni acquese. Questo per far capire come effettivamente ci troviamo di fronte a una sorta di piattaforma general purpose universale su cui si possono di volta in volta applicare degli specifici recettori e cambiando profondamente il campo anche di applicazione. In ambito internazionale abbiamo lavorato sia con l'INESC di Porto, in particolare col gruppo di Pedro Giorgio, con cui abbiamo un legame da più di un decennio, con la Technical University of Cluj-Napoca, con cui abbiamo un rapporto anche in termini di studenti che arrivano spesso per Erasmus, e di recente con un gruppo francese che si occupa soprattutto di materiali, con cui stiamo provando a fare delle novità all'interno di questo ambito, cercando di trovare materiali sempre nuovi per ottenere delle prestazioni sempre più utili a campi applicativi molto, molto interessanti e molto, molto di nicchia. Infine, all'interno di questa slide abbiamo raccolto una collana di articoli, di soprattutto di applicazioni molto utili per chi poi vuole approfondire. Quindi in realtà è una selezione molto mirata di articoli scientifici che trattano di questo tipo di tecnologia e di alcune applicazioni chiave. Questo può essere molto, molto interessante per chi ha interesse ad approfondire questo tipo di tecnologia. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali domande.